Vieni qua. Vieni. Una bella giornata. E siamo in primavera. Ho deciso di fare una delle mie camminate qua nel Monferrato e oggi sono venuta qui a Via Riggi. Siamo proprio sul confine tra provincia di Alessandria e provincia di Asti. Facendo queste mie passeggiate vengo sempre nei posti molto belli e oggi, facendo questo giro ad anello, vedremo la torre di Via Riggi da lontano, che è fantastica. Da lontano vedremo anche il castello di Montemagno, anche quello è notevole, e in più sul nostro percorso vedremo una piccola chiesetta romanica molto graziosa, di cui non so nulla, e si trova in un posto spettacolare. Guardate come sono potate queste piante da frutta. Sembrano delle decorazioni e non un frutteto. Da qui vediamo il Montemagno con il suo castello. E questa invece è la torre di Via Riggi, una vista stupenda. Quindi da questo lato vediamo Montemagno con il suo castello, se ci giriamo invece di qui vediamo Via Riggi con la sua torre. Sono circondata di bellezza. Queste passeggiate nelle colline del Monferrato è sempre una bellissima esperienza per me, non mi stanco mai e torno qui più e più volte, e anche mio cane è molto felice di venire qui con me sempre. Sei felice? Sei felice? Sei molto felice qui, vero? Ah, Rosy? È bellissimo qua. Abbiamo incontrato i cagnolini dei pastori. Andiamo, Rosa, andiamo. Andiamo. Ehi, ehi, stai bravo. Allora, stai bravo, fila. Invece quel poverino l'hanno legato. Smettila. Questo poverino non so perché l'hanno legato. Vieni, vieni, vieni. Rosy. Vieni. No, non ti faccio niente. Vieni. Ciao. Ciao. Sì, sono tua padrone. Ma anche lui, carino. Questa mamma mi guarda molto seriamente. Thank you.
stiamo andando lì a vedere quella meraviglia. Siamo arrivati, ci stiamo avvicinando a questa chiesetta romanica che si chiama Chiesetta di San Marziano. Non c'è scritto il periodo in cui è stata costruita. Attraverso questo campo di fiori meravigliosi. Guardate che bella questa chiesa, che meraviglia. Rosa, anche a te piace, eh? Vieni, ciao, mi trovo in un posto magico, secondo me, vicino a questa chiesetta romanica di Via Rigi che si chiama San Marziano, non so di che epoca di costruzione, e in questo posto mi è venuta voglia di parlare un pochino di me. Allora, mi chiamo Eleonora, sono russa, abbiamo quattro figli che sono già grandi e finalmente ho del tempo per me. E questo tempo mi piace passare camminando, e ogni regione ha i suoi luoghi spettacolari. Lo è anche Monferrato, che io adoro, dove abito da quasi 29 anni e ancora non l'ho conosciuto bene, sono ancora nel processo di esplorazione. Mi accompagnano quasi sempre i miei cani, lei è una di loro, si chiama Rose. Rose, lei è una trovatella, è arrivata a casa nostra un giorno, è entrata in cortile e non se n'è mai più andata. Le vogliamo molto bene, è un cane molto intelligente, sensibile, lei mi adora perché io la porto a fare delle passeggiate lunghissime. Poi c'è un'altra cagnolina che si chiama Mary, che
che arriva dalla Russia, era una randagia in Russia e lì rischiava di morire. L'abbiamo fatta venire nella nostra famiglia, ma purtroppo loro due adesso non vanno più d'accordo, hanno litigato una volta, si sono fatti veramente male e ora le dobbiamo tenere separate. Assorbire questa bellezza, vivere e ricaricarsi di questa positiva energia ci danno una spinta positiva per andare avanti. Mi piace, Rosmivari. E cosa c'è? Adesso andiamo. Rose non ha più pazienza, vuole andare. E basta, spero che vi piacciono questi video. Quindi seguitemi. Abbiamo trovato queste due case abbandonate e per curiosità sono entrata dentro e ho visto che avevano lasciato, le persone che ci abitavano lì avevano lasciato tutto così com'era e poi gli altri hanno pensato bene a mettere tutto in disordine e questi posti mi mettono sempre un po' di tristezza. Allora, qua c'è scritto che questa è la torre del XIV secolo, fatta in pietra, è una rocca panoramica.